Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi presento il nostro libro bimbi che si chiama Le nostre idee gustose, che molto probabilmente forse abbiamo chiuso nel nostro cassetto, ma io vi svelo qualche trucchetto proprio per farvi capire come possiamo utilizzare al meglio tutto quello che è compreso nell'acquisto del nostro bimbi. Andiamo a vedere proprio cosa voglio, entriamo proprio nel vivo di quello che vi voglio spiegare. Da quest'altra parte avete tutte le vostre modalità che possiamo utilizzare, lo ripetiamo sempre, in modalità manuale quando siamo fuori dalla ricetta, e invece quando siamo in guidata queste modalità laddove servono il bimbi se le prende in autonomia. Vediamo per esempio, proprio oggi ne tocchiamo una, che è quella del cuociriso. Questa modalità, vi ricordo sempre che avete la I nelle impostazioni, che è un po', diciamo, un po' vasta, diciamo, troppo, una descrizione un po' troppo larga, secondo me, un po' troppo vasta per capirci bene come va utilizzata. Quindi io vi dico di andarvene direttamente qua nel nostro ricettario, che adesso già ho messo il nostro segnalibro, che vi dice che cosa vi può aiutare a fare questa modalità che si chiama cuociriso. Ovviamente ve lo dice la stessa parola, perché cuciniamo cereali di ogni tipo, che potrebbe essere il basmati piuttosto che il parboil, piuttosto che un farro, piuttosto che un riso integrale, quello che sia. Ma la cosa bella di questa modalità è che praticamente possiamo cucinare proprio all'interno del nostro boccale, perché noi il riso lo cuciniamo direttamente nel boccale, non utilizzando più quello che era il cestello, perché una volta lo si cuoceva così il riso, ma cuciniamo all'interno del nostro boccale il riso. Ma la cosa bella è che possiamo cuocere con un brodo di cottura, non solo con acqua semplice. Vi faccio un esempio: abbiamo un brodo di pollo e io voglio cucinare questo riso con questa modalità, quindi vado a cuocere questo cereale all'interno di questo brodo che si asciugherà insieme e il risultato sarà perfetto. Quindi questo riso avrà un sapore necessariamente più buono rispetto che quello che cuciniamo con acqua semplice, e può diventare un piatto indispensabile, per esempio, per accompagnare, nel caso in cui abbiamo cucinato il riso con del brodo di pollo, perché no, magari dei bei petti di pollo cotti. Per esempio, vi faccio un altro esempio di questa bella modalità, che potrebbero essere proprio cotti sotto vuoto per mantenere tutte le proprietà del nostro alimento, oppure magari proprio come riso d'accompagno a un bel risotto che abbia, scusate, abbia un bel secondo di carne, quindi andiamo ad accompagnarlo come pietanza. Ovviamente i consigli ci dicono sempre di più che per avere un risultato perfetto bisogna mettere all'interno circa 50 grammi di acqua in più rispetto alle proporzioni del riso che utilizziamo. Mediamente ci dice il ricettario di utilizzare 60 grammi di riso per ogni persona, poi dipende sempre da quanto mangiano a casa vostra, circa 60-80 grammi. Utilizzate questa modalità, ve lo consiglio, in modalità guidata, così che riusciamo a capire bene quelli che sono gli aspetti per quanto riguarda le grammature. Spero di avervi dato qualche consiglio in più per utilizzare al meglio questo ricettario, che non è un ricettario ma in realtà è un vademecum, proprio per utilizzare al meglio quelle che sono le nostre funzioni. Quindi ciao, a presto da Teresa e da Bimbi Come Fare. Ciao ciao.